Bene, come annunciato nei nostri profili social, abbiamo oggi come primo interlocutore per i nostri programmi il candidato del Movimento Aria Nuova, che è Giuseppe Morizzi, che è qui con me, che saluto, buongiorno Pepe. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. E io direi, visto il tempo che è abbastanza contingentato per quanto riguarda questa intervista, abbiamo tante cose da dire. Tu sei uno dei tre candidati e ti chiedo inizialmente da che cosa nasce questa esigenza di candidarsi a sindaco di un comune come quello di Oppido. Ma guarda, Tonino, nasce certamente dalla voglia di fare, dalla voglia di poter dare un contributo per un riscatto di un territorio, di un paese che nel corso del tempo è andato via via, spopolandosi, è andato a perdere tutta quella che era una vita, un'effervescenza che comunque, scemata nel corso degli anni, da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, anche fino ad arrivare all'ultima elezione che ci sono state nel 2019, che non ha visto assolutamente alcun contraddittorio politico, alcuna dialettica politica nel nostro comune. Questo secondo me ha rappresentato proprio il fondo di una comunità. È scattata in me, è scattata in noi, quasi in maniera, ognuno di noi, dentro ognuno di noi probabilmente covava questa voglia di dare un contributo al nostro territorio, alla nostra terra natia, e il movimento che abbiamo costituito in qualche modo è stato quel contenitore che piano piano si sta riempendo di contenuti per poter proporci appunto come nuova classe dirigente, per poter avviare appunto questo laboratorio politico, ci piace definirlo così, che vuole essere un laboratorio inclusivo, che vuole dare voce ad ogni cittadino, che vuole accogliere le istanze ma nello stesso tempo dare ad ogni cittadino la possibilità di essere protagonista della vita politica del nostro comune. Quindi sostanzialmente è stato questo. Io personalmente ho detto: Giuseppe, se sei il primo tu a dare un contributo, come si può pensare che gli altri cittadini diano il loro contributo? Quindi io dico, ognuno è scattata dentro di me la certezza che per poter cambiare le cose bisogna dare in prima persona il proprio contributo. In qualche modo bisogna andare a rimboccarsi le maniche ed essere in qualche modo anche da esempio per le nuove generazioni, e in qualche modo stimolare anche le generazioni non più nuove, ma che in qualche modo negli anni si sono via via rassegnati a uno stato di cose a ribasso, come se non ci potesse essere alcuna speranza per il nostro comune. È notorio, no, che c'è una rassegnazione, purtroppo, ma non solo a Oppido, un po' in tutto l'entroterra, che c'è la convinzione che ormai per questi centri ci sia poco o niente da fare. Io la penso diversamente. Io invece penso che i piccoli centri come il nostro ancora hanno tante possibilità. Certo, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo cogliere tutte le opportunità
che via via si presenteranno, che sia, come dire, dal punto di vista regionale, dal punto di vista nazionale, quello che prevede la normativa in merito alla rinascita, appunto, al riscatto soprattutto del sud e dell'entroterra in particolar modo, e anche, come dire, le varie misure europee che sono messe, che oggi ci sono messe a disposizione, però bisogna coglierle, bisogna lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche, e io penso che ancora si possa fare tanto. Insomma, quindi questa è stata la voglia di fare, la voglia di dare il proprio contributo, la voglia di non avere, come dire, rimpianti per non aver dato il proprio contributo. Questa è stata la molla che in qualche modo è scattata in me, ma è scattata in noi, è scattata in tutto il movimento. Ripeto, è stato quasi come un tam tam che è scattato, dice: che facciamo? Continuiamo a delegare, continuiamo a, come dire, a dare il nostro consenso alla solita classe politica che abbiamo già visto in azione, oppure cerchiamo di, come dire, dare noi il nostro contributo, cerchiamo di presentarci, come dire, alla popolazione chiedendo fiducia e andando a, come dire, a provarci almeno a individuare i vari problemi che ci sono e a cercare delle soluzioni, cercando, oltre che di sistemare in qualche modo, di organizzare nel miglior modo possibile quell'ordinaria amministrazione che in qualche modo abbiamo visto nel corso degli anni sempre meno attenta alle esigenze dei cittadini, ma nello stesso tempo anche cercando, dico io, di volare alto, cercando di dare al nostro paese, al nostro territorio, un indirizzo, un qualcosa, come dire, una rotta che possa far vincere la sfida del terzo millennio. Ci arriveremo quelli che possono essere i programmi. Prima volevo però chiederti: è così difficile metterci la faccia in un comune come quello di Oppido, che poi rispecchia un po' quelli che sono i comuni della provincia, dell'interno soprattutto? Ma guarda, no, io nel mio paese mi sento a mio agio da tutti i punti di vista. Non ho avuto alcuna difficoltà, devo dire, a metterci la faccia. Sono animato dai migliori propositi. Sto dicendo agli elettori, agli amici, come dire, oggi, ora per dopo, nel caso in cui ci dovesse essere qualche deragliamento, no? Nel corso della mi auguro, nostra amministrazione, venite a, come dire, a segnalarcelo. Io mi sento che con la cittadinanza di Oppido c'è feeling, penso che ci sia tanta voglia di fare, e penso che, come dire, metterci la faccia per me è stata una cosa naturale, per me è stata una cosa, come dire, normale, spontanea. Insomma, non ho avuto delle difficoltà. Stessa cosa per i componenti della lista? Assolutamente, guarda, la nostra lista è stata, come dire, è stato un crescendo, piano piano ho visto avvicinarsi tante persone, con ognuno con le proprie sensibilità, ognuno col proprio trascorso, col proprio vissuto, con le proprie esperienze, e piano piano, come dicevo, il contenitore si è riempito di contenuti. Noi abbiamo trascorso quasi tutte le domeniche insieme da ottobre, novembre, insomma, al momento in cui abbiamo avuto anche una sede fisica, insomma, un luogo dove incontrarci. Ci siamo dati un appuntamento fisso nelle le varie domeniche che si sono succedute, e ogni domenica c'è stato sempre un nuovo contributo, ci sono stati sempre nuove persone che si sono avvicinate. Io ho riscontrato che c'è voglia di fare in questo paese,
va solo canalizzata, indirizzata l'energia positiva che c'è, cercando di mettere da parte la rassegnazione, quell'energia negativa che in qualche modo in questi anni è stata troppo presente nella nostra comunità. Quindi ho visto, è stato un crescendo, guarda, ma dalla composizione della lista, ma anche chi non è in lista, le persone che sono vicine al movimento, che stanno crescendo sempre più, non vedono l'ora di dare il loro contributo, di iniziare a lavorare. Quindi c'è voglia di fare. Io sono fiducioso, io penso che il 2024 possa rappresentare per la nostra comunità un anno di svolta, un anno che verrà ricordato come l'anno del riscatto del nostro territorio. Dopo tanto tempo è la prima volta che ci sono tre liste in lizza per contendersi lo scranno di primo cittadino e una vera campagna elettorale, cosa che appunto negli ultimi tempi non si era vista. Come la state affrontando, ecco, dal punto di vista di essere quotidianamente in trincea e cercare di convincere ovviamente il compaesano, l'amico, il conoscente, che voi siete il futuro rispetto agli altri? Guarda, il fatto che ci siano tre liste io non la ritengo assolutamente una cosa negativa, io penso che sia una cosa positiva. Evidentemente dopo un momento così, come dicevo prima, basso dal punto di vista del confronto politico, della dialettica, evidentemente il Paese in questo momento esprime in qualche modo tre diverse visioni, no? Di quella che potrebbe essere l'oppido nel prossimo quinquennio, e non solo, perché io immagino che questa sarà, come ho detto in altre circostanze, io sono sicuro che Oppido sta per aprire un nuovo libro, la prima pagina di un nuovo libro. E quindi evidentemente in questo momento ci sono, le tre liste rappresentano un po' le istanze dei cittadini tutti, e c'è questo tipo di frammentazione nella visione dell'Oppido che sarà, insomma. E va bene, io penso che l'importante è che il confronto politico sia sempre proiettato verso il migliorare, dare un contributo alla crescita del nostro paese, ripeto, del nostro territorio, e sicuramente anche questa diversità di visione certamente stimolerà, no, le liste a le liste, i movimenti, insomma, a tirar fuori il meglio, a dare il meglio possibile. Lo ritengo una cosa sicuramente positiva, senz'altro rispetto a quello che abbiamo avuto, un'amministrazione priva dell'opposizione, priva della necessaria anche comunicazione in qualche modo, no? Perché mancando le forze di opposizione, è chiaro che in qualche modo scema l'interesse anche da parte della collettività, e questo lo ritengo qualcosa di molto grave, quando vediamo quello che succede, l'oppido degli ultimi anni è sicuramente un oppido che ci auguriamo di non vedere più, insomma, ecco, così prostrato. Può essere l'introduzione alla domanda: quali sono le problematiche più importanti che bisogna affrontare una volta arrivati ad essere primo cittadino? Ah, guarda, io penso che Oppido si trova in questo momento in una fase dove deve essere in qualche modo
riorganizzato dal punto di vista, come dire, amministrativo, dal punto di vista dei rapporti tra l'amministrazione e i cittadini, riorganizzata anche nei rapporti con il territorio, mi riferisco sia ai comuni, diciamo, vicinori, ma anche, diciamo, nell'ambito della provincia, nell'ambito, come dire, anche della regione, insomma, ci deve essere. Perché mi pare che in questo momento Oppido a livello provinciale, non dico a livello regionale, ma a livello provinciale non abbia molta, non mi pare che sia nel mirino delle persone che contano. Mi pare che ci sia forse un senso di abbandono, se non ho recepito male, io che non vivo qui, ma appunto da lontano riesco a vedere questo. Assolutamente sì, Oppido è, come dire, in questo momento un paese di confine che è diviso al suo interno, non collegato né dal punto di vista viario, ma neanche dal punto di vista, come dire, come comunità, scollegato dal territorio appunto circostante, come dicevo prima. Insomma, è un paese che in qualche modo io lo definisco come una barca, insomma, che non ha una direzione, non ha una meta, un po' alla deriva, e quindi va piano piano partendo da quelle che sono le peculiarità, partendo da quelle che sono le cose positive che abbiamo, che sono, come dire, non ce le può le fare nessuno, insomma, siamo una realtà che comunque ancora è tra le più importanti dell'entroterra della provincia di Reggio Calabria, sia in termini di dimensioni, perché siamo comunque un territorio comunale molto vasto, parliamo di 55 chilometri quadrati, quindi, come dire, ha una sua importanza, va gestito, va organizzato. Siamo sede di curia vescovile, abbiamo scuole pubbliche e private che in qualche modo ancora riescono a dare un'ottima formazione scolastica. Certo, tutte queste cose devono essere, bisogna dare forza, bisogna, come dire, promuoverle, bisogna sostenerle con i servizi a supporto per poterci fare conoscere, per poterci, come dire, in qualche modo per poter essere un punto di riferimento, no, del nostro territorio. Quindi partiamo da quello che abbiamo dal punto di vista archeologico, storico, come dicevamo. Cioè, bisogna andare ad attivare, io dico che Oppido è come se in qualche modo fosse un quadro di comando dove i vari interruttori sono spenti. E allora dobbiamo piano piano accenderli uno dopo l'altro, con molta umiltà, in punta di piedi, avvalendoci di delle tante professionalità che sono presenti nel nostro comune. Perché no? Andare, e l'ho detto anche in altre circostanze, a chiedere sostegno alle tante persone che vogliono bene al nostro paese, che per motivi di lavoro, per motivi di familiari si trovano fuori, andare a batterci nelle sedi istituzionali. Insomma, dobbiamo voler bene al nostro paese. E io penso che la parola chiave sia questa. Cercare di voler bene, e quando io dico voler bene, quando uno vuole bene, fa tutto quello che nelle sue possibilità fare per far stare bene appunto l'altra persona, in questo caso io dico l'intera comunità. Solo se ambiremo e proietteremo la nostra azione verso il bene comune, possiamo pensare che ci possa essere il bene del singolo cittadino. Ma entrando nello specifico, ripeto, quale può essere uno, diciamo, dei primi passi che
un sindaco in una città come Oppido deve fare? Quali sono le istanze dei cittadini che quotidianamente lamentano? Ma guarda, ci sono dei problemi legati ai servizi erogati dall'amministrazione, che sono ormai, oltre che particolarmente sosi, hanno raggiunto, come dire, un grado di inefficienza che non è più tollerato dai cittadini stessi. E mi riferisco in particolar modo al servizio idrico, di derogazione dell'acqua, che ha raggiunto un grado ormai di non è più non si può neanche definire inefficiente, è assente, insomma, no? Per almeno, io dico, il 50% dei 365 giorni l'anno, perché ormai mediamente ci siamo abituati a non avere acqua potabile all'interno delle nostre abitazioni, grosso modo per il 50% della giornata, perché sia nelle ore notturne e anche spesso nel pomeriggio manca l'acqua, la E questo è mattina. un Io problema organizzativo, quindi risolvibile, o un problema che invece ritengo, presenta io delle ritengo, io difficoltà? ritengo, guarda, che sia un problema che in qualche modo è stato affrontato poco e male, perché non è che sia una vera. Come dire, non si ha contezza piena, o per meglio dire, non c'è stata questa comunicazione da parte dell'amministrazione su quelle che è come dire, le reali difficoltà. Sì, tanti problemi, perdite nella rete idrica, perdite a monte, quindi oltre che a valle, insomma, è un po' confusa la cosa. La nostra idea qual è? Dal primo giorno, nel momento in cui appunto dovessimo avere la fiducia degli elettori oppidesi, bisogna andare a prendere di petto, come dire, questo problema, andando a rivolgersi ai professionisti del settore, andando a cercare, come dire, gradualmente, perché non penso che sia un problema che si possa risolvere dall'oggi al domani, ma intanto inquadrarlo, avere contezza piena di quelle che sono le problematiche e dopo piano piano andare a, come dire, a risolverle. Io penso che ci sia un problema anche di sperpero enorme di energia elettrica, nel senso che noi e tutto con, come dire, l'energia elettrica rappresenta un costo fondamentale Nella gestione nella dell'acqua. gestione del servizio idrico. Quindi là bisogna cercare di capire, intanto risolvere i problemi, intanto cercare di alleggerire il peso economico, andando a pensare anche a fonti di energie, diciamo, alternative e perché no, andando anche a individuare la possibilità di, ove possibile, di evitare la captazione come dire, per pompaggio, ma andare a provare delle soluzioni alternative che possono alleggerire il peso economico, ed è per quanto riguarda i servizi, il servizio del canone idrico. Per quanto riguarda l'altro grande servizio, diciamo, in capo all'amministrazione comunale, è quello, come dire, che grava, diciamo, nelle tasche dei cittadini, è quello dei costi per quanto riguarda la rete urbana, insomma, per quanto riguarda quindi la raccolta differenziata, che a nostro avviso va potenziata da subito, perché è solo andando a potenziare la raccolta differenziata che si può andare ad alleggerire il peso economico per i cittadini, quindi andare a limitare come dire, il rifiuto secco non riciclabile, andare nello stesso tempo a migliorare anche la
la pulizia, no, del territorio, tutto il territorio comunale, che spesso viene, come dire, seguita solo in determinati periodi dell'anno. Invece dobbiamo cercare di andare a giornalmente a rendere gradevole il luogo dove abitiamo. Quindi oggi noi abbiamo comunque un dato del 36% di raccolta differenziata, che è un dato bassissimo, è un dato che ci porta a pagare una tariffa elevatissima. Il 36% lo dobbiamo assolutamente, io dico, in tempi brevissimi più che raddoppiare, incentivando i cittadini, educando i cittadini, perché la raccolta differenziata funziona se a monte c'è il senso civico dei cittadini. Oltre al senso civico dobbiamo cercare di premiare il cittadino virtuoso. Abbiamo in mente di introdurre la tariffa puntuale, che permetterà al cittadino di avere un minor onere in termini di tariffa nel momento in cui implementa lui la raccolta differenziata dentro casa, quindi va a conferire poco rifiuto secco non riciclabile, che, ripeto, è quello che incide notevolmente nel costo complessivo di tutto il servizio. Quindi servizi erogati dall'amministrazione, ma nello stesso tempo ci sono tutta una serie di servizi che non dipendono dall'amministrazione, ma che l'amministrazione ha il dovere di andare nelle sedi preposte a battersi per ottenere quei servizi che in qualche modo sono oggi assolutamente assenti. Mi riferisco a una viabilità che è una viabilità, insomma, ormai i servizi di viabilità, le nostre strade in questo momento sono veramente in una condizione vergognosa per quelle che sono le esigenze che ci sono oggi di comunicazione veloce anche tra i comuni vicinori, ma nello stesso tempo andare a incidere sul discorso dei servizi sanitari, che è un qualcosa che sta mortificando in maniera piena il nostro territorio, non dà più quella serenità, quella tranquillità sia alle persone che vi abitano giornalmente, ma sta pesando notevolmente per quelle persone che anche in determinati periodi dell'anno, mi riferisco agli emigrati o mi riferisco comunque a persone che potrebbero vedere, no, di buon occhio anche un ritorno al paese per una condizione di vita più a misura d'uomo. Mi riferisco a quell'emigrazione di ritorno che probabilmente potrebbe esserci se si riuscisse ad offrire appunto quei servizi basilari, e quello sanitario è quello particolarmente richiesto, cioè non ci può essere un'immigrazione di ritorno, e non ci può essere neanche un'attenzione verso una possibile vita, no, di famiglia o comunque di nuclei familiari, e non solo, difficilmente sceglieranno Oppido se non ci sarà appunto un'offerta sanitaria adeguata. E noi questo lo possiamo ottenere, secondo me, lo possiamo ottenere perché abbiamo un presidio ospedaliero, in questo momento oggi destinato come ospedale di comunità, ci auguriamo insomma che non sia solo un proclama, ma che in qualche modo questo ospedale di comunità presto
verrà messo in funzione e soprattutto riempito di contenuti, e noi saremo attenti perché questo avvenga. Noi riteniamo che senza un'attenzione dell'amministrazione di Oppido, difficilmente l'ospedale di comunità, come anche il discorso del viario, come anche il discorso del trasporto pubblico, che oggi è praticamente assente completamente, sta pregiudicando anche molti studenti anche non scelgono i nostri istituti scolastici, mi riferisco ai comuni vicini a Oppido, per difficoltà nel trasporto, per difficoltà ad arrivare quotidianamente, a raggiungere quotidianamente il nostro paese. Quindi, insomma, allora, servizi erogati dai cittadini e dall'amministrazione direttamente ai cittadini, servizi erogati non direttamente dall'amministrazione ma dalle istituzioni, sovracomunali, là ci deve essere un'attenzione quotidiana da parte degli amministratori affinché Oppido venga trattato non come un comune di serie B o di serie C, o comunque un comune ormai destinato allo spopolamento più totale, ma deve essere considerato come un paese che ha voglia di emergere, che ha voglia di vivere e che ha voglia di riappropriarsi quel ruolo importante che ha avuto negli anni e nei secoli, scorsi, e noi saremo attenti perché questo avvenga. Siamo in conclusione perché il tempo sembra, pensavamo mezz'ora fosse tanto, invece poi ti accorgi che parlando passa in fretta. L'ultima cosa, un progetto per il futuro che Giuseppe Morizzi ha in mente insieme al Movimento Aria Nuova, qualcosa per vedere un paese diverso tra 10 anni, 15 anni, cioè qual è il progetto che tu hai in mente che vorresti vedere realizzato in questo paese? Ma guarda, i progetti sono tanti, mi viene in mente che ci sono dei progetti che dipendono direttamente dall'amministrazione e che in qualche modo a mio avviso possono essere realizzati, altri che dove, come dicevamo prima, l'amministrazione deve cercare in qualche modo di andare a nelle sedi opportune per battersi appunto per ottenerli. Una cosa che mi piacerebbe fare in tempi brevi sarebbe quello di essere tra i primi comuni dove si sviluppi una comunità energetica. Cioè, penso che abbiamo tutte le caratteristiche per poterlo fare. Stiamo piano piano studiando l'argomento, ci siamo già rivolti a dei professionisti che hanno tutte le competenze per poterci dare una mano, quindi già far diventare Oppido un paese conveniente dal punto di vista energetico è un qualcosa che è alla portata di mano, si può realizzare. Quindi la comunità energetica è un progetto che a mio avviso può essere realizzato in tempi non biblici, e ripeto, ci siamo già, abbiamo cercato di i primi approcci con i professionisti giusti. Dopodiché, guarda, i progetti sono tanti, guarda, io mi piace in qualche modo pensare che si possono realizzare tante altre belle cose. Dico sempre, la nostra amministrazione sarà un'amministrazione strabica. Con un occhio guarderà l'ordinaria amministrazione, cercherà di riorganizzarla, cercherà di renderla efficiente, con un altro dobbiamo cercare di volare alto e di pensare a dei progetti ambiziosi. E in questo inseriamo naturalmente, come dicevo prima, partiamo da quello che abbiamo, abbiamo delle
delle potenzialità dal punto di vista archeologico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale che dobbiamo esprimere, che sono rimaste inespresse nel corso degli anni. Abbiamo dei parchi archeologici che praticamente sono lì fermi, che sostanzialmente, almeno per quelle che sono le mie informazioni, negli ultimi non c'è nessuno che si stia interessando, insomma, quindi alla sovrintendenza per cercare di, come dire, di far riattivare l'interesse verso i nostri scavi archeologici, perché no, interfacciandoci anche con delle università, come è successo, come dire, negli anni. Facciamo parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte e anche qui, come dire, siamo solo un'entità, no, facciamo parte, ma fare parte vuol dire fare parte in che modo? Facciamo parte attiva o perché fisicamente ci troviamo all'interno del parco, siamo lì immobili e non facciamo alcun tipo di attività? Insomma, c'è molto da lavorare e molto sicuramente e l'impegno deve essere veramente tanto, perché le cose da fare sono tante. E Giuseppe, ti ringrazio per questa chiacchierata. Prima di chiudere volevo che tu chiudessi con un appello, giusto per sdrammatizzare un po' le cose, visto che negli ultimi anni diciamo questa cosa si è accentuata. Vorrei che tu invitassi gli elettori che non votano te, che non voteranno te, a dire che non siete contro di me. Se non mi votate, non siete contro di me. Sì, questo lo dico certamente. Se non votate a me, non siete contro di me. Chi non voterà a noi certamente non lo farà perché è contro di noi, lo farà perché evidentemente, io dico, ci sono due possibilità in questo momento l'elettorato. Permettimi di aggiungere questo. Noi rappresentiamo un'alternativa all'attuale amministrazione. Chi pensa che l'attuale amministrazione abbia amministrato bene o comunque ritiene che questa logica, questo modus operandi amministrativo va bene, non votateci, perché noi cercheremo di fare qualcosa di alternativo, di diverso rispetto a quello che è stato fatto sino ad oggi. Chi invece pensa, appunto, che questo tipo di amministrazione abbia in qualche modo deluso le aspettative e non abbia amministrato per come Oppido aveva bisogno, vi invito a votare il Movimento Politico Aria Nuova. Il nostro slogan è uno slogan che mi piace ripetere, e naturalmente non posso che farlo anche in questa circostanza. Siate protagonisti del vostro futuro, votate con consapevolezza e senso di responsabilità. Cercate di pensare in qualche modo al voto come quel momento in cui voi andate a firmare, no? un credito verso un schieramento, verso un movimento politico. Il voto è un momento importante, è fondamentale esprimere il proprio parere con il voto di chi dovrà essere la nuova classe dirigente, quindi assolutamente dovete andare a votare e non pensare che le cose possano cambiare senza che ognuno di noi faccia la sua parte, a partire dal voto. Questo è il primo segnale di cittadinanza attiva che ci auguriamo vada sempre più ad essere implementata nel nostro comune. Doveva essere uno slogan, è diventato un appello, ma va bene così. Concludo ringraziando Tonino per l'attenzione che ha rivolto a questa tornata elettorale importante, secondo me, io la definisco storica, poi
ai posteri, come dire, l'ardua sentenza, ma io questa la definisco una tornata elettorale storica e il nostro Tonino Polistina, da buon giornalista qual è e da professionista, ha colto il senso di questa tornata elettorale ed è venuto qua. Direi da buon oppidese. Basta quello. Il buon oppidese, basta quello. Ma c'è dell'altro oltre al buon oppidese, insomma, c'è anche, come dire, una professionalità che stai mettendo. Ti ringrazio. Grazie a Giuseppe Morizzi. Allora, questo nostro primo appuntamento termina qui. Noi ci rivedremo tra poco con un altro candidato. A dopo e grazie.